Ciao a tutti amici pescatori, vi parlo sempre dal mio store di Albano Sant'Alessandro, come sempre. E in questo video vi volevo presentare un mulinello che a mio modo di vedere ritengo molto interessante. Vorrei fare una premessa: nei miei video che vi faccio, io cerco di darvi delle indicazioni chiaramente sui vostri acquisti, su prodotti che possono essere sui quali posso dare una garanzia data dall'esperienza di tanti anni di vendita, di conoscenza, la pratica che ho avuto comunque di pesca in passato e sull'affidabilità che mi danno i clienti con cui ho a che fare. Quindi sono prodotti che sono sicuramente testati proprio sul campo, quindi non è una pubblicità di un prodotto nuovo, appena uscito, recentissimo, che non ha avuto i test necessari, perché tante volte si spendono tante parole per dei prodotti che in realtà poi alla fine non sono ancora stati testati e spesso succede che non sono poi in grado di mantenere le aspettative. Quindi i prodotti che io vi indico hanno transitato sempre da questa esperienza e da queste prove sul campo che possono garantire comunque che quello che vi dico è effettivo. E quindi niente, a parte questa premessa, vi dico appunto qual è il mulinello che vi vado a indicare oggi. Allora, il marchio è un marchio famoso, vi faccio vedere la scatola così capite subito. Parliamo dei Pen. La ditta Pen produce mulinelli particolarmente robusti, senza compromessi, diciamo. Non rientra in tutti quei marchi che vengono distribuiti in Italia di mulinelli leggeri, per pesche, diciamo, light. Ma in questo caso andiamo su un discorso di carpa, storione, siluro, spinning, mare, un mulinello di molta sostanza. La Pen produce mulinelli di media fascia. Questo qua è un mulinello, ancora una volta, con un rapporto qualità-prezzo, secondo me, eccezionale. Parliamo di un prodotto dai 40, 45 ai 60 euro. Le misure prodotte sono 2005, 3000, 4000, 5000, 6000 e 8000. Ovviamente il 2005 e il 3000, che hanno recupero 6 e 2, sono dedicati allo spinning, alla trota, diciamo comunque la trota quando c'è da fare anche trote un po' grosse, anche la pesca in mare. Come tutti i mulinelli Pen, questo mulinello ha la caratteristica di essere trattato antisalsedine, quindi è anticorrosione. Procedendo con le misure, abbiamo poi il 4000 e il 5000 dedicati al fondo, alla carpa, anche al laghetto, al feeder e anche alla pesca dello sgombro, ovviamente, perché in mare è molto indicato. Poi ci sono le misure 6000-8000 che vanno a spaziare per lo storione, per il siluro, quindi la possibilità di montarci delle trecce, di montare dei fili del 50, del 60 con delle bobine capienti. Ovviamente il mulinello risulta molto leggero. Ve lo faccio vedere da vicino perché secondo me è anche molto bello da vedere. La frizione è sopra, il corpo è molto molto compatto e la cosa molto importante è che il corpo del mulinello è in metallo e il corpo in metallo è indeformabile, quindi quando il pignone, l'ingranaggio del pignone e l'ingranaggio della corona vanno a lavorare sotto sfozzo, succede che sui mulinelli che il corpo è in grafite, l'elasticità della grafite spesso può succedere che si sente che il mulinello sgrana. Questo con i Pen ve lo posso assicurare che non succede. Quindi è una garanzia per la pesca della carpa, dello storione, del siluro, secondo me non ha eguali, parlando soprattutto del prezzo con cui riescono a proporre un mulinello di questa affidabilità. Altre cose importanti di questo mulinello, ovviamente, è un mulinello che non ha l'antiritorno, ormai è un po' la moda degli ultimi tempi. La struttura del mulinello è tutta in metallo, quindi è un mulinello che io assolutamente vi consiglio se dovete affrontare determinate pesche, ad esempio una pesca anche molto utilizzata questo mulinello è la pesca del luccio. Consigliatissimo anche per poterci montare dei trecciati. Robustezza e affidabilità sono le caratteristiche di questo mulinello in assoluto. Io spero che questo consiglio, questa presentazione del mulinello vi possa essere stata di aiuto nella scelta del vostro prodotto più indicato per il vostro tipo di pesca. Vi aspetto ovviamente al mio store di Albano per poterlo vedere, tastare, girare. Un'altra cosa, ecco, sul discorso del giro che è giusto far presente, i mulinelli Pen non risultano particolarmente fluidi nel primo momento in cui voi li prenderete in mano, però dopo un pochino di rodaggio vi posso assicurare che scorreranno perfettamente. Inizialmente risulteranno un pochettino duri nella partenza del giro.
Spero ancora una volta di esservi stato utile. Vi aspetto nel mio store per vedere i mulinelli, per poterli maneggiare e perché no, per poterli acquistare. Poi vi invito ovviamente a iscrivervi qua sotto gratuitamente sul mio canale YouTube e perché no anche sul mercatino Tony Pesca di Facebook, dove sono sempre presente con offerte, occasioni, usato, eccetera, eccetera. Alla prossima e ciao a tutti amici pescatori!